antico potere ferrario, dispaccio prodotti, carne bovina, confetture, eccetera. Vediamo se saranno di cui egli alla quale, dicevano gli imitatori di Michael Buongiorno, Eric Michael Scalling. Potere Ferrari, potere Miranta. È chiaro che eravamo forse più intimorito rispetto alla squadra. Maria Stuarda con un pallone buttato in avanti all'indirizzo di Spagnoli, che viene facilmente controllato dalla difesa bianco-scudata, che lascia scivolare il pallone sul fondo, e quindi sarà un semplice rinvio a beneficio del Padova. Apertura sulla destra per Germano, molto cercato dai compagni. Verticale su Chiricò, che difende il pallone, poi viene raddoppiato, perde. Questo è Riccardo Panini. Nello scaricare su Gerli, il pallone all'indietro per Zaro, l'apertura dalla parte opposta a cercare Mattioli, che riceve l'appoggio su Muroni. Muroni va ancora più all'indietro su Zaro, il pallone scambiato con Ingegneri, di nuovo Ingegneri in possesso di palla, di nuovo Zaro. I due cercano uno spiraglio pensando cosa fare per organizzare l'azione offensiva. C'è un pallone un po' molle in avanti, cioè, dove sta? Guarda, intercettato dal Padova, che no, adesso prova ad andare di rimessa. Mignanelli non può sbagliare, di testa va a giocare all'indietro direttamente all'indirizzo di Gaglio. C'è un cagnolone qua vicino per andare a controllare questo pallone e rimettere subito in movimento i compagni. Gerli di nuovo in possesso di palla, l'apertura nuovamente a Mattioli, il tocco, lo scambio con Muroni, c'è un tocco di mano, l'arbitro tarda nel concedere il calcio di punizione, che però puntualmente arriva. Punto, campagna amica, il calcio di punizione sarà a favore della propria metà campo. Di nuovo in possesso della palla la squadra giallo-blu. Andorlini non è partito, giallo-blu non lo è per niente, la palla Bologna re giocata dalla formazione canarina, va in verticale Zaro, il Padova Zaro, il pallone finisce all'indietro, lo riceve Ingegneri che controlla, osserva i compagni, nessuno va in pressione, il Padova aspetta molto là dietro, non vuole scoprirsi. E di fatto punto campagna amica, antico potere Ferrari, diversa rispetto a quelle pazienza, in realtà quasi accadeva il contrario. Palla ancora per il Modena con Pierini, che va in verticale su Muroni, che in sovrapposizione va in profondità a servire Mattioli, che però non tiene in campo la palla, sarà rimessa laterale per la formazione veneta, che va così a rimettere in gioco con le mani a ridosso al cimitero. Carapassi, sai sabassi? Carapassi, vabbè, camere, cantiere. Pronto? Pronto? Di avere campo e ruba subito, infatti, il pallone. Fanno veramente, sono esilaranti per me i venditori. I venditori sono professione simpaticone. Ciao, come stai? Sto bene? Stai bene? Sta bene? Bellissimo, vedete? Un drop. La difesa da Pini. E il Modena che fa la partita, questo è un fatto. Vedete, ci sono il Marco e Dal Basti. A parte, come dicevamo, quella clamorosa Righetto, non ha più prodotto nulla, e anzi mi sembra un po' impacciato, come ad esempio in questa ripresa. Ma Sabrina, impacciatore. Sbaglia completamente il rilancio di Pini, infatti il tecnico del Padova Mandorlini manda platealmente a quel paese anche il suo portiere, che forse era uno dei pochi che fino a questo momento non era finito in mezzo agli improperi del tecnico Paterino. Mi scusi, prima di tutto, buonasera. Sono un giornalista, ero di passaggio, non sapevo, abito alla Canalina. Volevo rubarle un piacere. Ho telefonato, ma non... Mi lascia fare un video, magari, del negozio? Mi lascia riprendere qualcosa? Con amici, vedo. Intuisco. Se telefono durante la settimana, si riesce? Un quarto d'ora di video del negozio? Magari mi racconta com'è avere i cani, ammaestrati? No, se mi deve dire di no, cioè se mi deve rimandare, dopo mi dice, ma no, guardi, io sono schivo, non voglio le riprese, facciamo prima. Perfetto. Quindi verrò fra qualche mese, che non mi riconosce di nascosto, e farò le riprese. Dove siamo qua? Che non... È molto affascinante visto da fuori. E lei è il padrone, ovviamente. Ma è famiglia o... Quindi Ferrari, da quanto esiste che non... Sono capitato per caso, ho visto l'Oasi di Marmirolo, io filmo tutto, oggi all'Oasi ci ritornerò. E allora, là cosa c'è? C'è un'altra roba così, là. Là non sono sceso, non ho telefonato, ma non c'era nessuno. Qua ho visto le macchine, allora. E il rifugio del Cucol.
Il rifugio del Cuculo è da queste parti. Dico, però è sicuro del no, eh? No a vita, vero? No. Quanti anni ha? Vabbè, ma è giovane, cavolo. Io ne ho 49. Ma quel numero che viene fuori da internet è quello giusto, anche se non ha risposto nessuno? È il negozio, insomma. Allora le chiedo scusa, tanta ammirazione, eh? Complimenti. Io ho della terra, ma non è così affascinante. Salute. E allora, qua vedete, facciamo vedere di tutto un po', potere Ferrari, non mi ricordo se io ho chiesto come si chiama. Radio Gamma, Gamma Modena, potere Ferrari, e là siamo a bagno, vedete, potrei andare da Silvano Fontanesi se mi prende, potrei chiamare Bartoli Marco, mio cugino, potrei fare un video, ma non so se abbiano piacere, figlio Domenico e figlio Marco, di Paolo, Pavel in dialetto, e la Lisa, Lisa dagli occhi blu, la chiesa, la chiesa e cimiteri, il cimitero Arsai, la Peve della Modlaina, ma quando hai il pallone in Modena, la squadra in maglia bianca, la squadra fatta bene in maglia bianca, chi è? Giovanni Botti? Giovanni Botti? Botti? Bellissimo, guardate che bello. C'era stato un contrasto di gioco sul pallone. Una Vespa Space, bellissimo. L'arbitro ha fischiato, ha dato un fallo alla posizione al Padova, che ha questa possibilità ora di crossare, quindi un calcio d'angolo corto, dalla sinistra. Lì ci sono le vacche al pascolo. Bello comunque l'allevamento, la natura, i conigli, i conigli hanno sempre incendiato la fantasia di mia moglie, di Silvia Giglioli, Giglioli con la L, prego, i miei followers, la vecchia mandorla, mezzo, atterrato, forse 17 tempi, Saro trovato, Varo, il VAR, c'è Vanni Zagnoli, c'è un uomo in cabina, c'è un tuo uomo in cabina, Maurizio Managolico. BNG, Bar Matrix, vedete, ci sono là, vedete, sono grandissimi, incuranti, gol! Luppi. Luppi, bellissima azione di Spagnoli, molto Spagnoli. Bravo, bella azione del Modena, bravissimo Spagnoli, il Modena, il Modena, anche Luppi ha ho dimenticato ieri, faceva freddo, ho dimenticato di fare i cori, per 1-0, ma lo farò nella prossima, fino a questo momento quello che si è visto, che vantaggio meritato, vero, un bellissimo gol, bellissima anche l'azione che ha portato alla segnatura, oggi Spagnoli ha bevuto un bel bicchierone della porzione di Obelix, versione Obelix, infatti è andato via alla grandissima sulla destra con una giocata meravigliosa, ha trovato il tempo, è servito Luppi che ha controllato, si è liberato al tiro e ha lasciato partire un diagonale di destro che ha detto fuori Dini, che forse colpevolmente è andato giù tardi, ma certamente il tiro era molto teso e ben indirizzato e il vantaggio è meritato, perché il Modena fin qui ha certamente fatto la partita ed è stato molto più intraprendente rispetto a un Padova assai bloccato e molto timoroso, che a parte l'occasione in avvio non ha prodotto pressoché nulla. Adesso la gara cambia, ovviamente, perché come abbiamo sottolineato è il Padova ad avere il risultato, perché si sta giocando il primo posto nei confronti di Perugia e Sud-Tirol, e quindi è chiaro che il Sud-Tirol, ricordiamo, giocherà domani sera una tesissima partita